qui ci troviamo. Esattamente. A Carsoli. Di fronte a una situazione dopo molto chiara. Che c'è esplosa in piena autostrada a 120 all'ora in corsia di sorpasso una gomma cinese. Per fortuna posteriore. E con un grande manico al volante. Con un grande manico trattino mio. Vabbè, insomma, è andata bene. Oggi siamo qui da Mauro, che gentilmente ci ha assistito tecnicamente in tutte le maniere possibili, gentilissimamente. E ci ha dato una bella informazione. E abbiamo stabilito un rapporto che può essere produttivo, perché quel discorso lì, se tu vai in giro qui con i tuoi amici della zona industriale che stanno tutti nella merda esattamente come te, questo poi lo mettiamo online, quindi senza censure, noi siamo veri, veri, sanguigni, gente vera, capito? Ecco. E quindi vai dai tuoi colleghi qua nella zona industriale e propaghi la nostra diciamo proposta, la nostra idea, la nostra convinzione, la nostra visione. Ecco, perché noi siamo come Martin Luther King, siamo visionari, vediamo un mondo possibile che è molto migliore di questo, molto migliore pure di quello che c'erano 30-40 anni fa, perché è possibile con la tecnologia attuale mettere in atto tutta una serie di sviluppi sociali e di evoluzioni anche relazionali completamente diversi, basati sull'amicizia, sul rapporto, sulla sincerità, sulla spontaneità. Che l'Italia è una ricchezza incredibile. In Italia ci sono delle ricchezze assolutamente impensabili. Basterebbe pensare che nella sola Sicilia ci sono sette città fondate da Mussolini e lasciate lì dal dopoguerra completamente disabitate. Cioè, questo significa che se da parte della regione Sicilia o anche del governo ci si pensasse di rivalorizzare questi borghi che sono perfettamente funzionali, ma qui in montagna altrettanto, basterebbe trovare da far vivere le persone, far lavorare le persone, c'è di tutto qui. Invece non vogliono assolutamente fare l'intenzione è quella di fregarsi i beni reali, le imprese, i terreni, i poteri agricoli, le appartamenti, questi vogliono sti figli di puttana. Fatti raccontare da lui quello che gli è successo, perché la cosa importante è sapere. Ma a me che mi è successo? Dai, dillo. Questo poi sono un piccolo imprenditore, c'ho una piccola ditta che vendevo dei vecchi fuori strada, l'ho messa in liquidazione perché a causa di queste situazioni createsi economiche. Ecco l'Italia che vuole 123.000 euro. Sono riuscito, ecco, ad agosto, non avendo diciamo così un soldino in tasca, ero riuscito ad ottenere circa 1.370 euro caricando del vecchio ferro.